comunità del nostro territorio, il distretto famiglia rappresenta un'entità fondamentale perché pone al centro la famiglia e il suo benessere attraverso sia la cultura, come per esempio per i musei o biblioteche o altri enti culturali, o anche a livello sociale, ambientale ed economico. L'associazione La Casa di Alice A nasce nel 2014 per volere di Rosanna Cavallini, artista trentina, la quale ha deciso di gestire il museo Casa Andriollo, dove ci troviamo qui oggi, e in modo particolare per ricordare la famiglia Andriollo di Olle Valsugana, abitante della casa ora museo, tra la fine dell'Ottocento e la metà degli anni 50-60 del Novecento. La famiglia Andriollo era una famiglia molto conosciuta in paese, tanto che il museo ne ricorda la sua storia e la sua importanza. Ad esempio qui ci troviamo nella cucina anticamente della famiglia, ma è possibile appunto, quando i visitatori verranno a visitarci, a trovarci, vedere altre sale dedicate appunto alla famiglia, come ad esempio la camera da letto oppure il piccolo cucinino, dove la figlia più grande, Alice Andriollo, ha passato la sua vita accudendo i suoi fratelli e suo padre dopo la morte della mamma Teresa nel 1918. Il progetto che stiamo portando avanti col distretto famiglia Bassa Valsugana e Tesino è quello di unire e di creare una rete tra i piccoli musei presenti sul territorio, sia della Bassa Valsugana, quindi con Borgo, Roncegno, Marter, ma anche la zona del Tesino con appunto i musei presenti a Pieve Tesino. Questo progetto vuole cercare di far conoscere e comprendere alle famiglie residenti e non quello che è appunto un po' la storia che racconta ogni museo. Fare network, secondo me, è come costruire un'amicizia da zero, quindi cercare di aiutarsi reciprocamente e offrire valori e allo stesso tempo poi che ci sia uno scambio ulteriore per quanto riguarda appunto il valore stesso. Mulino Angeli, Casa degli Spaventapasseri, è un vecchio mulino ad acqua rimasto in funzione fino alla metà degli anni 50. Una volta abbandonato è stato acquistato dall'amministrazione comunale di Roncegno Terme, che con finanziamenti europei negli anni 2000 l'ha ristrutturato. È diventato quindi anche Casa Museo degli Spaventapasseri, in quanto nelle sue sale trova spazio la collezione permanente di spaventapasseri di Flavio Faganello. È un luogo di incontro in cui è possibile rivivere la memoria del passato, ma in cui è possibile anche realizzare attività ludiche e didattiche. In modo particolare Mulino Angeli è un punto di riferimento per le scuole non solo del territorio provinciale ma anche del vicino Veneto. Nelle sue sale didattiche è possibile realizzare anche laboratori di carattere ambientale per le famiglie, specialmente durante i mesi estivi. Negli spazi esterni ha allestito un piccolo orto didattico gestito dalla locale scuola elementare con la collaborazione dell'Associazione della Pimpinella, che mira a far rivivere e far meglio conoscere le antiche varietà di piante locali. Inoltre è presente anche una particolare stanza in cui sono ospitati i giochi di una volta grazie a una collezione che ci è stata prestata da Rosanna Cavallini. Il network è molto importante in quanto noi viviamo in un mondo spesso scollegato, viviamo in un mondo in cui anche manca l'ascolto nei confronti delle esigenze dei cittadini. Creare quindi una rete, creare una sorta di comunità che possa ascoltare le esigenze dei cittadini da un lato, dall'altro proporre delle attività che possano essere in sintonia, in sinergia, penso sia molto importante per il territorio, che non può disporre di grandissime strutture museali, ma può disporre di tante piccole eccellenze che, se messe in rete, non potranno fare altro che avere un'attrattiva turistica maggiore e creare delle offerte che si radicano nel territorio al fine di valorizzarlo. La parola più giusta penso sia opportunità. Il distretto famiglia è un'opportunità sicuramente per chi il territorio lo vive, nel senso che il territorio è fatto principalmente da persone che si aggregano in famiglie ed ascoltare le esigenze delle famiglie non può fare altro che avere un territorio più vivibile. In quanto molto spesso il turismo del territorio è un turismo soft, fatto proprio di famiglie, quindi avere un'attenzione di riguardo nei loro confronti vuol dire sicuramente attirarsi una fetta di mercato.